La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Premiamo la app dell'anno Innovazione e Crescita Ricerca di Lavoro. The winner is Yes Work, il lavoro in un tocco. Eccoli qui, per essere in grado di unire domande e offerta di lavori di piccole identità tramite una piattaforma innovativa e intuitiva, per aver creato in poco tempo dal suo lancio un'importante community di lavoratori su tutto il territorio nazionale, utilizzando una comunicazione mirata ed efficiente. Yes Work, il lavoro in un tocco, complimenti! Eccoci qua, bravissimi! Ormai hanno imparato. Infatti. Siamo in compagnia di Teddy Crivellari, CEO e founder, e di Yuri Berti, direttore generale di Yes Work, il lavoro in un tocco. Benvenuti. Buonasera. Yes Work, il lavoro in un tocco, si riconferma anche quest'anno come app dell'anno Innovazione e Crescita Ricerca di Lavoro. Ecco, come commenta questo prestigioso riconoscimento? Intanto ringrazio tutte le persone che hanno votato per la nostra vincita e siamo orgogliosi e fieri di questo premio. E voglio ringraziare soprattutto tutte le persone che in questi anni stanno lavorando duramente per realizzare naturalmente l'obiettivo, che è quello di essere presenti in tutta la nazione Italia, e siamo orgogliosi di questo premio. Yuri Berti, il progetto è nato circa 4 anni fa. Ecco, come è nata l'idea dell'app e quali sono state le sfide più difficili da superare, e soprattutto in un periodo insomma così complicato come quello appena trascorso? Allora, l'idea dell'app è nata da quei foglietti che si trovano appiccicati nei bar o nelle bacheche, dove le persone mettono le loro disponibilità per fare babysitter o per fare dei lavoretti. Nasce da quello, e l'idea nasce per digitalizzare quello che sono quei famosi bigliettini. E quindi questa idea, che nasce 4 anni fa, parte con lo sviluppo di una tecnologia che dà la possibilità di incontrarsi domande e offerta, perché sempre di più, insomma, si sa che nella stessa via, oggi come oggi, rispetto a una volta dove tutti si conoscevano, si trovano persone che hanno bisogno di aiuto e persone che sarebbero in grado di dare questo aiuto perché hanno tempo libero, capacità, competenze e magari anche bisogno di arrotondare qualcosa a fine mese, e però non si incontrano più perché le persone non si parlano. E oggi succede non solo nelle grandi città, ma anche nelle piccole. E quindi parte questa idea e sviluppiamo una tecnologia. Ovviamente quando partiamo è a ridosso di questi ultimi 2 anni, insomma del periodo non proprio semplice che abbiamo vissuto, e il mio pensiero è quello dei miei soci, insomma di tutto quello che è la gestione di Yes Work, è stata: cosa facciamo in questo periodo che è un po' di ferma? Le persone non potevano andare a casa di altre, c'era paura, il lockdown, le mascherine, insomma tutto. E decidiamo in quel momento di fare un qualcosa che io amo, perché è un po' la legge del trade-off che insegna Maxwell, che devi mollare qualcosa per avere qualcosa di più grande, e decidiamo di rifare completamente tutta l'applicazione. Quindi di integrare una nuova parte che, oltre ad avere persone che hanno bisogno di un aiuto e persone che possono dare l'aiuto, visto che l'app nasce per creare economia di quartiere, mancava un pezzo, che erano le attività commerciali. I piccoli commercianti di quartiere, che oggi, specialmente dopo una realtà come quella che abbiamo vissuto, soffrono, e abbiamo creato una parte per loro all'interno della nostra applicazione. Quindi abbiamo evoluto quella che è Yes Work, tanto Yes Work è sì lavoro, e anche loro devono lavorare, e quindi abbiamo creato una sinergia tra persone che hanno bisogno, chi fa i lavoretti, e la possibilità ai commercianti della zona, del quartiere, di pubblicizzarsi all'interno della community. Ecco, qual è quindi il punto di forza della vostra filosofia aziendale? I valori, assolutamente i valori.
Ogni cosa che facciamo è costruita sui nostri valori. E quindi uno dei nostri valori è unione, contribuzione. E quindi su questi valori noi abbiamo costruito tutta l'applicazione. Innovazione, creare sempre qualcosa di nuovo. Molti mi chiedono, ma quando è che l'app sarà finita? Perché rilasciamo sempre pezzi nuovi e il mio pensiero è sempre stato, quando sarà finita vuol dire che non è più bella, perché ci sarà un pezzo che manca probabilmente. E quindi questa è l'innovazione. L'unione è la community, il fatto che abbiamo costruito una community, e la contribuzione era dare qualcosa in più, cioè non dare lo spazio per pubblicizzarsi alle attività commerciali e semplicemente fare pubblicità, quello lo possono fare ovunque, ma dargli uno strumento di marketing utile per far conoscere la loro attività e costruire in poco tempo quello che può essere un sito. Con 4 click oggi dentro la nostra applicazione, qualsiasi attività commerciale, anche una persona che non ha nessuna competenza, può costruirsi un sito, creare promozioni, inviarle a tutti i suoi clienti e farle conoscere dentro l'applicazione YesWork. E quindi questi sono usando i valori noi abbiamo costruito l'app. Bene, grazie e complimenti per il vostro prestigioso riconoscimento delle Fonti Awards. Grazie a voi.